Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i miei amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Bene a tutti in questo nuovo video. Come ben sapete, esattamente ieri abbiamo avuto la nuovissima patch 14.20. Questo aggiornamento ha portato tantissime novità, ma soprattutto in game ha aggiunto due nuovissime armi mitiche e un nuovissimo boss. In questo video andremo appunto a vedere come trovare il nuovissimo boss di Wolverine, la sua arma mitica e l'arma mitica di Storm su Fortnite. Però prima di incominciare con il solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi video e live con lo skin nuova battaglia. Infine condividi questo video a tutti i miei amici e mi fai anche a loro come trovare appunto tutte queste nuvole armi mitiche e il nuovissimo boss di Wolverine a entrare nella mappa di Fortnite. Eccoci qui arrivati all'interno della mappa di Fortnite e appunto per trovare il primissimo boss di questo video, la primissima arma mitica, dobbiamo appunto recarci qui a Foresta Frignante. Infatti qui si troverà il boss di Wolverine insieme ai suoi artigli che sono appunto la sua arma mitica. Il boss di Wolverine può spawnare in diverse zone, infatti o spawna di solito qui dietro dove c'è questo ponte, o spawna qui dove c'è il cartello di Foresta Frignante, oppure può spawnare qui vicino al ponte, quindi non ha proprio un luogo preciso dove spawna ogni partita. Quindi adesso dovremmo anche andarlo a cercare. Ok, essendo già i passi dovrebbe essere proprio lì. Ecco, lo possiamo già vedere come cammina. Ok, direi subito di prenderci un paio di armi, ma soprattutto farmare tantissimi materiali, perché questo boss è fortissimo, ha tantissima vita ed è difficilissimo ucciderlo. Quindi mi raccomando, munitevi di tante armi prima di andarlo a combattere. Soprattutto farmare tantissimo, perché dovrebbe avere non so quanta, almeno 1000 di vita dovrebbe avere, perché è praticamente un'impresa buttarlo a terra. Quindi facciamoci un buon lutto, che abbiamo tutto lo shield necessario, che dovremmo avere tutto quanto il necessario. Abbiamo trovato anche un'arma molto buona che ci permette di spararlo da lontano. Eccolo lì il boss, direi di incominciarlo a sparare così. Ha tantissima vita, potete ben vedere, guardate qui, abbiamo tolto già 300 di vita e non si è fatto niente. Guardate lì quanto corre veloce. Quanti headshot abbiamo fatto, ma è ancora vivo. Oh. Oddio, è cattivissimo questo boss. No, io ho lanciato un medic. Vai. Ok, si è bloccato. Ok, siamo stati fortunati e si è bloccato, perché ci ho già provato prima e diciamo che gli ho dato non so quanti colpi e ancora doveva morire. Quindi se siete fortunati riuscite a ucciderlo velocemente, altrimenti ci metterete davvero una vita. Ecco qui l'arma mitica che ci dropperà una volta che l'avremo ucciso, e sono proprio gli artigli di Wolverine. Probabilmente se avete giocato magari la modalità Knockout Marvel che è uscito un paio di giorni fa, le avrete già provati, perché questa arma mitica era già presente solamente in quella modalità dedicata alla Marvel. Quindi direi di prenderli, e come potete ben vedere abbiamo la corsa velocissima, quindi sono corre veloci. Poi possiamo appunto picconare. Ok, farmiamo anche penso veloce, o almeno come un piccone normale. E infine possiamo dare appunto diversi colpi. Infatti se leggiamo lì a sinistra, con L2 se siete da controller potete schivare, quindi potete fare la capriola in avanti, penso sì, solamente in avanti. Poi con R2 potete in aria fendente rotante, quindi se fate praticamente un salto e premete R2 vi fa appunto il fendente rotante, però dovete aspettare che ricarichi. E poi X serve per lo scatto. Ok, così si usano i suoi artigli. Quindi sono anche delle armi molto molto forti. Adesso vedo se riesco a trovare appunto dei bot da spawnare, così proviamo a usarli contro di loro. Ok, proviamo con questi bot. Ok, abbiamo praticamente anche i guanti di Wolverine. Ok, spawniamoli. Ok, facciamo 30 di danno. Ok, può essere un po' difficoltoso, però alla fine ce la facciamo. Ok, questi bot la saranno un casino. Ok.
Quindi questa è la nuovissima arma mitica di Wolverine, recatevi qui, a Foresta Fignante, uccidete il boss, mi raccomando state attenti perché è il boss che ha più vita all'interno della mappa di Fortet, e potete appunto aggiudicarvi e prendere queste nuovissime armi. Quindi questa è la primissima arma e il primissimo boss mitico appunto aggiunti in questa patch. E eccoci qui, siamo spostati, non di molto perché prima ci trovavamo, vabbè, qui a Brughiere che ci eravamo rigenerati, però prima eravamo andati qui a Foresta per recuperare l'arma mitica di Wolverine, uccidere il boss. Adesso siamo recati in questo punto perché qui è il laboratorio, spawna la zona dei Quinjet. Vabbè, qui in laboratorio non c'è il jet lì, c'è solamente il fumo con i robottini e i robot in aria. E appunto, per trovare l'arma mitica di Storm, dovremo appunto sparare a tutti questi robottini che ci sono in aria. Quindi sparate, li fate cadere uno per uno e vi dropperà l'arma mitica. Almeno uno vi dropperà un'arma mitica. Ok, quello che ci ha droppato, ok, eccolo lì. Siamo stati anche fortunati perché ci ha droppato l'esplosione turbine di Storm, che è la seconda arma mitica aggiunta con questa patch. Qui sono stati anche molto molto fortunati. Ricordo che andando in queste zone sono trovare anche l'arma mitica di Groot, l'arma mitica di Thor, in teoria dovrebbero esserci ancora, e anche la tavola di Silver Surfer. Quest'arma mitica aggiunta di Storm, da quanto so, dovrebbe essere molto molto forte. Adesso andiamo subito a provare, quindi direi non di uccidere tutti quanti i robot. Lasciamone uno in vita e così lo proviamo. Eccolo qui, esplosione turbine di Storm. Andiamolo a provare sul robot. Praticamente ci avviciniamo e lo spazza via. Ok, quindi direi non male come arma mitica. Non so se poi prendiamo anche danno a caduta, però penso che se siamo molto in alto usando questa arma mitica facciamo danno a caduta agli avversari. Quindi è molto molto forte. Ovviamente si ricarica ogni 25 secondi, in teoria se ho visto bene, e quindi dobbiamo aspettare che si ricarichi. Quest'arma mitica era sempre presente nella modalità Knockout Marvel e poi è stata aggiunta appunto con questa patch anche in game. Probabilmente nei prossimi aggiornamenti potremmo avere anche l'arma mitica di Black Panther, che era presente sempre in quella modalità, e appunto anche quella di Venom, visto sono tutte armi mitiche che sono al momento presenti solamente in quella modalità e arriveranno sicuramente anche in quei singolo scud e altro. Quindi andiamo un po' a leggere cosa ci viene scritto. Scatena la potenza della tempesta, respingi gli avversari e sgombera i tuoi immediati dintorni. Quindi davvero un'altra arma mitica molto molto forte. Fate sapere qual è la vostra arma mitica preferita aggiunta a questo aggiornamento, questa patch 14.20, e soprattutto se voi siete riusciti a uccidere il boss di Wolverine, che comunque quando lo uccidete vi dà i suoi artigli, che praticamente sono molto molto OP. Quindi eccoli qui, li mettiamo anche tutti quanti due vicino. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo come al solito di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi video e live con lo skin nuova battaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici e mi fai vedere anche a loro come trovare queste due nuovissime armi mitiche di questa patch 14.20 e il nuovissimo boss di Wolverine. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.